Francesco Mandelli torna Pets, Pets 2 torna Nevosetto, un coniglietto bianco tutt'altro che tenero. Sì, infatti Nevosetto vive questa dicotomia tra questo suo aspetto molto carino, molto è un coniglietto bianco, un batuffolo proprio, il simbolo della tenerezza, e il fatto che purtroppo è psicopatico, nel senso buono del termine, pazzo. E quindi questo contrasto secondo me crea dei... Scusa, sto parlando... Qualcuno ti fa le corde? Scusa, sto parlando del Darfur. Scusa, dicevamo, scusa. Il Darfur, allora... No, e quindi ecco questa roba, il fatto che lui sia bianco angelico e il fatto che sia matto crea un effetto comico meraviglioso. Quindi io devo solamente cercare di rendere giustizia a un cartone meraviglioso, un doppiaggio fantastico fatto da Kevin Hart in originale. Cosa ti piace del doppiaggio in particolare e del doppiaggio dei cartoni? Allora, ormai i cartoni animati, diciamo film d'animazione, perché non sono più cartoni animati, hanno raggiunto un livello altissimo, hanno una chiave di lettura per i ragazzi, ma molto spesso hanno una chiave di lettura per gli adulti. Godono di una recitazione perfetta, perché sono disegnati alla perfezione, le colonne sonore, gli ambienti, le scene, è tutto fantastico, quindi il fatto di poter far parte di un film così importante, così bello, così fatto bene, per me è motivo di orgoglio. Poi chiaramente sono super divertenti, quindi il fatto che godano di questa comicità, per me, che insomma vengo da quel mondo lì, è motivo di soddisfazione, perché riesce a far parte... Un attore quando fa questo mestiere vuol sempre cambiare, essere qualcosa di diverso. Ecco, questa è la cosa più diversa da te che puoi essere, quindi meglio di così. Tua figlia ti ascolta perché li vedrà questi film, Pezzo lo vede? Sì, ha visto il primo e... Sì, allora, oggi mi ha detto: papà, un giorno posso venire al lavoro dove sei tu? Perché lei non ha capito che lavoro faccio. E quindi sa che io ho dato la voce al cartone, però non ha capito bene che cosa è successo. Però Pezzo 1 le è piaciuto moltissimo, le ho fatto vedere un pezzettino di trailer un paio di settimane fa ed è da 2 settimane che non vede l'ora di venire alla premiere, quindi adesso è qua con noi, tra poco lo vede. Grazie mille. Grazie a voi, ciao.